Buongiorno e pace a tutti quanti voi. Oggi voglio parlarvi della dottrina della predestinazione. Non so quanti di voi conoscono quest'altra nuova dottrina che in questi ultimi tempi sta venendo fuori, insieme alle tante altre di cui parliamo in questo gruppo. Questa dottrina è fondata su tre versi della parola di Dio in particolare, su tre passaggi della parola di Dio in particolare, che andremo a leggere subito. Il primo si trova in Romani al capitolo 8, al versetto 29, che recita in questo modo: poiché quelli che egli ha preconosciuti, lui ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine di suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E a quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati. Quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Quindi più volte avete ascoltato la parola predestinati, chiamati e infine giustificati e glorificati. Un altro passaggio si trova in Efesini al capitolo 1 dal versetto 4, il quale dice: siccome in lui, in Gesù, ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figlioli, secondo il beneplacito della sua volontà. Ancora qui troviamo eletti prima della fondazione del mondo, avendoci predestinati. Infine abbiamo Efesini 1, capitolo 11, il quale recita in quest'altro modo: in lui, dico, nel quale siamo pur stati fatti eredi, a ciò predestinati, conforme al proposito di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà. Ora, con questo predestinati prima della fondazione del mondo, eccetera, coloro che credono nella dottrina della predestinazione asseriscono questo, almeno per quello che ho potuto recepire da alcuni dialoghi che ho avuto con alcuni di loro su Facebook. Loro asseriscono che i salvati non sono tutti coloro che ascoltano l'Evangelo e accettandolo diventano eletti, ma sono coloro che erano già stati eletti, cioè predestinati, e che ascoltando l'Evangelo e accettandolo sono salvati. Lo so che sembra un po' confuso, comunque in pratica chi non accetta il Vangelo è solo, si fa per dire, perché non era un eletto e pertanto non era predestinato. Mentre coloro che sono stati eletti prima della fondazione del mondo sono stati predestinati e quindi loro, quando ascolteranno l'Evangelo, lo accetteranno. Come abbiamo potuto comprendere, la cosa è un po' confusa. Cioè, in pratica, io per essere salvato, è perché sono stato predestinato e eletto prima della fondazione del mondo, e quindi sono un eletto, e una volta poi che ascolto l'Evangelo lo accetto e sono salvato. Tutti gli altri che non sono stati eletti prima della fondazione del mondo e non sono predestinati, anche se ascoltano l'Evangelo e anche accettandolo, non possono essere salvati perché non sono predestinati alla salvezza. Ora io non so voi come la pensate, però se questo è vero, non si spiegano altri versetti biblici perché coloro che credono nella predestinazione e con questi anche coloro che credono nell'ipergrazia, perché alla fine poi troviamo che ipergrazia e predestinazione si allacciano in qualche modo e vanno di pari passo, però manteniamoci sulla predestinazione. Ci si dimentica molte volte che il salmista dice che la somma della tua parola è la verità. Cioè, quando noi andiamo a studiare un verso biblico, una frase biblica, un testo, qualsiasi cosa che è scritto nella Bibbia, dobbiamo sempre considerare che questo va visto alla luce di tutto il contesto biblico e non solo soffermarci su quello che si sta leggendo in quel momento, perché purtroppo, dico purtroppo per chi non fa la somma della parola di Dio,
Purtroppo, se si vanno a prendere, come ho sempre sostenuto, dei testi fuori dall'intero contesto biblico, possiamo far credere tutto quello che vogliamo e crearci nuove dottrine, nuove religioni, possiamo crearci dei nuovi mondi, tutti nostri. Allora, perché ho sottolineato il Salmo che dice che la somma della tua parola è verità? Perché se vediamo questi versi insieme a tutto il contesto biblico, vediamo che questi versi assumono un significato diverso. Allora, tanto per incominciare, vediamo i versi che contraddicono questa dottrina, cioè quei passaggi biblici, sono centinaia, ma ne citerò solo alcuni, i quali asseriscono che chiunque ascolti l'Evangelo e accetti Gesù Cristo come personale salvatore è salvato ed è un eletto. Andiamo a vedere prima questi passaggi in contrapposizione a quello che abbiamo letto prima, per quanto interpretato da coloro che credono alla predestinazione. Evidentemente il verso più classico che possiamo prendere è quello citato in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetto 16, il quale afferma che Dio ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questo è, da tutti i cristiani di tutti i secoli, riconosciuto come il fulcro centrale di tutto l'Evangelo, che Dio ha tanto amato il mondo affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna. Già questo basterebbe a demolire la dottrina della predestinazione, però è chiaro che chi crede in questa dottrina non si sofferma solo a questo, va anche oltre, vedremo alcuni passaggi fra poco. Poi troviamo, per esempio, in 1 Timoteo 2, dal versetto 3 al versetto 6, questa affermazione: questo infatti è buono ed accettevole davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Vi è infatti un solo Dio ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Anche qui non ci sono limitazioni a chi si vuole aggiungere agli eletti alla salvezza. Detto questo, adesso andiamo comunque a vedere qualcos'altro che ha a che vedere con questa dottrina della predestinazione. Uno degli altri versi a cui si appellano, ad esempio, è un verso famoso, anche questo tutti conosciamo: molti sono i chiamati e pochi gli eletti. Questo, secondo la dottrina della predestinazione, significa che sì, è vero che Dio chiama tutti, ma coloro che sono realmente eletti, quelli cioè predestinati, sono pochi. Secondo loro è questo che vuol dire questa frase. Già qui c'è una grossa contraddizione. Molti sono i chiamati e pochi gli eletti. Allora la domanda è questa: se gli eletti sono pochi, a quale titolo Dio ne chiama molti? Che forse Dio sta chiamando le persone sbagliate in questo caso, cioè è inutile chiamare chi già sai che non è predestinato alla salvezza, non sarà un eletto. Quindi la tua chiamata di Dio dovrebbe essere rivolta solo agli eletti. Questo secondo la dottrina della predestinazione. È chiaro che se Dio ne chiama molti è perché vuole che tutti gli uomini siano salvati. Ma a tutto questo si aggiunge un'altra affermazione di coloro che credono nella predestinazione. Cioè loro asseriscono che non esiste il libero arbitrio, in quanto Dio controlla ogni essere umano nel volere e nel fare, cioè che io non posso decidere nulla, scegliere, fare le mie scelte, perché ogni mia scelta è controllata da Dio e Dio quindi mi farà fare le scelte che Lui vuole che io faccia. Non esiste il libero arbitrio. Evidentemente qualcuno non sa forse neanche cosa significa libero arbitrio. Spieghiamolo, il libero arbitrio è relativo alle scelte che fa l'uomo, alla volontà dell'uomo, cioè che l'uomo può scegliere se fare un qualcosa o non farla. Questo è il libero arbitrio che Dio ci ha dato già dalla creazione, quando creò Adamo ed Eva. E infatti Adamo ed Eva, proprio per il libero arbitrio,
poterono scegliere se mangiare di quel frutto o non mangiarlo. Va bene, la scelta la conosciamo tutti, quelli che hanno fatto, è inutile soffermarci su questo. Quindi loro invece dicono che non è così, che anche in quel caso è stato Dio a operare le scelte in Adamo ed Eva, cioè ha obbligato Adamo ed Eva in pratica a commettere quell'errore. Almeno questo è quello che ne scaturisce. Tant'è che parlando con uno di essi, sempre su Facebook, diceva tra le altre cose che la scelta di Giuda di tradire Gesù non fu una scelta sua, perché lui non aveva il libero arbitrio di poter scegliere e che quindi fu Dio a fargli operare quella scelta. Adesso io non so se è ignoranza biblica o cociutaggine, non so come chiamarla, perché se noi andiamo a leggere in Giovanni 13 al versetto 27, subito dopo la Santa Cena, la cena che fecero col Signore, Gesù offrì un pezzo di pane a Giuda, il quale lo mangiò. Dice la parola testualmente: allora, subito dopo il boccone, Satana entrò in Giuda, per cui Gesù gli disse: quello che devi fare, va e fallo presto. Cioè è scritto testualmente che Satana entrò in Giuda. Adesso da dove ce ne usciamo? Che è stato Dio ad obbligare Giuda ad andare a tradire Gesù. Cioè non ha senso tutto questo che dice. Tra l'altro, il fatto che Dio ci ha dato il libero arbitrio lo possiamo andare a ricavare da tanti altri versetti. Per esempio, in Luca 13, dal versetto 14, leggiamo, quando Gesù si rivolge verso i suoi interlocutori, dice queste parole: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le sue ali, e voi non avete voluto. E questo è libero arbitrio. Cioè Gesù si sta rivolgendo a coloro che per libera scelta non hanno voluto mettersi sotto le ali protettive del Signore. Ma ripeto, di questi passaggi ne possiamo trovare parecchi, non sarò qui ad elencarveli tutti, perché già quando si cerca di dialogare con coloro che credono nella predestinazione, ma anche con quelli dell'ipergrazia, si esce fuori una sfilza di versetti dove l'uno si batte contro l'altro. Non è questo il modo di usare la parola di Dio. Come ho detto all'inizio, lo cito nuovamente, lo cita il Salmo, io lo ripeto, la somma della sua parola è verità. Adesso, poiché a me non piace fare delle clip molto lunghe che possono annoiare e quindi possono far desistere dall'ascolto di ciò che si vuol dire, andiamo a verificare che cosa significa la parola essere predestinati, usata in Romani quanto in Efesini. È evidente che Dio non può aver predestinato qualcuno ad essere salvato e tutti gli altri ad essere condannati. Perché? Perché in questo caso commetterebbe delle ingiustizie. E Dio non può commettere ingiustizie. Dio è un Dio di giustizia innanzitutto. Non può avere parzialità per l'uno e non per l'altro. Non può dire tu sei più bravo e quello è più cattivo. Tu sei salvato, a te non ti voglio, tu sei condannato. Sarebbe una cosa assurda e impensabile avere un Dio, cioè avremmo a che fare con dei pagani in questo caso. Ma noi stiamo parlando del Dio d'amore, il Dio che ha dato la vita di suo figlio Gesù per salvare tutti gli uomini. Adesso andare a dire, no, Dio, a lui gli sono simpatico, io sono salvato, tu invece gli sei antipatico, sei condannato. Non è questo il Dio dei cieli e della terra che noi tutti abbiamo conosciuto, il Padre Celeste che Gesù ci ha fatto conoscere. Sarebbe ingiusto da parte sua, perché commetterebbe delle atroci parzialità. Qui stiamo parlando della salvezza eterna e della condanna eterna, cioè esseri umani, sue creature, che per sua scelta dovrebbero andare a finire all'inferno, nei tormenti eterni. Questa è un'assurdità enorme. Così come non può sussistere il fatto che Dio non ci abbia dato il libero arbitrio, cioè la libertà di scegliere se accettare o non accettare la salvezza, o la libertà di scegliere qualsiasi cosa nel mondo. Noi non abbiamo la possibilità di scegliere
cose che sono al di fuori delle della nostra portata, cose che hanno a che fare con l'universo intero, con la società in genere, se vogliamo. Non abbiamo la possibilità di fare cose che sono al di fuori di noi, ma per le nostre scelte personali, se fare una cosa o non farla, questa libertà noi ce l'abbiamo tutti, Dio ce l'ha data a tutti. Allora vediamo che cosa significa essere predestinati, così come riportato nei versetti che abbiamo letto all'inizio e che sono il fondamento di coloro che credono alla predestinazione. La parola predestinazione, letta insieme al contesto biblico, non sta a significare che Dio ha operato delle scelte per ogni singolo individuo, per ogni singolo essere umano, e ha stabilito chi sarà salvato e chi no. No, Dio ha preparato un piano di salvezza per tutti gli uomini. Ovviamente, se noi per il nostro libero arbitrio decidiamo di non far parte di quel piano, noi siamo automaticamente diretti verso la condanna eterna. Ma se noi, sempre per il nostro libero arbitrio, scegliamo di far parte di quel piano, noi siamo destinati ad essere eletti e siamo destinati alla salvezza, tutti coloro che accettano di far parte di quel piano. Dove nasce la parola predestinazione? Nasce dal fatto che Dio vede in anticipo quello che sarebbe accaduto nel mondo ed in anticipo sa chi sono coloro che avranno scelto di far parte di quel piano e chi non avrà fatto questa scelta, il libero arbitrio della persona individuale. Il Dio che ha preparato questo piano sa chi è predestinato alla salvezza perché avrà fatto quella scelta e sa chi non sarà predestinato a quella salvezza. Quindi la predestinazione sta nel fatto di accettare o no quel piano che Dio ci ha posto davanti, quella strada che il Signore ci ha posto davanti. Se noi accettiamo di seguire quella strada, noi siamo predestinati ad essere eletti e alla salvezza, perché quello è il piano che Dio ha predisposto. Quindi sono predestinati alla salvezza tutti coloro che accetteranno di seguire la strada che Dio ci ha posto davanti, come allo stesso modo sono predestinati a non essere salvati coloro che non accetteranno di seguire quel piano. Perché non è possibile dire Dio mi ha destinato alla morte eterna o Dio ha destinato te alla vita eterna e a me no. Per quale motivo? Perché questa parzialità? Allora io devo ritenere che il nostro Dio è un Dio ingiusto perché non mi dà alcuna possibilità, o meglio, non dà alcuna possibilità a chi sarà condannato di potersi salvare. E allora Gesù che cosa è morto a fare? Cioè, se già si sa chi è predestinato ad essere salvato, a che cosa serve la morte di Gesù? Ma poi l'incoerenza. Cioè, io che sono stato predestinato prima della fondazione del mondo, se ascolto l'Evangelo e lo accetto, ma che controsenso è questo? Se sono già predestinato, che senso ha dire se ascolto l'Evangelo e lo accetto? È chiaro che ascolterò l'Evangelo e lo accetterò se c'è una predestinazione. Ma a questo punto a che serve da parte di Dio farmi ascoltare un Evangelo per accettarlo? Se sono predestinato non c'è bisogno che mi faccia ascoltare nulla. Sono destinato ad andare, ad essere salvato, sono un eletto, punto e basta, chiudiamolo lì. A che serve la morte di Cristo? A che serve l'Evangelo? A che serve la Chiesa? A che serve la santificazione? A che serve tutto ciò che Dio ci ha posto davanti per poter raggiungere lo scopo suo finale? Se già c'è chi è predestinato ad essere salvato. Cioè a questo punto io, tu, chiunque di noi, non sarà mai sicuro se farà parte degli eletti o meno. Perché chi ci darà la conferma che tu o io siamo fra gli eletti predestinati prima della fondazione del mondo? Prima della fondazione del mondo, il Dio ha preparato un piano di salvezza e ha predestinato quel piano per tutti coloro che accetteranno di far parte di quel piano. Quelli sono i predestinati. Non esiste
che Dio non ci ha dato il libero arbitrio, che io non posso fare le mie scelte, che già chi è salvato si sa chi lo sarà, e così come si sa chi sarà condannato, ovviamente lo sa Dio, noi non lo sappiamo. Secondo questa dottrina io devo vivere nel terrore fino alla fine dei tempi, fino alla fine della mia vita, perché solo allora saprò se sono stato predestinato alla salvezza o no. Ma vi rendete conto che è un'assurdità quella che dite? Così come l'assurdità dell'ipergrazia. Ma vi rendete conto dell'assurdità che dite? Cioè basta accettare, secondo questi dell'ipergrazia, basta accettare Gesù Cristo come Salvatore a parole, senza neanche bisogno di fare opere di ravvedimento. Il momento che io lo accetto e dico sì, ti conosco come Salvatore, come figlio di Dio, da quel momento posso fare qualsiasi cosa, tanto sarò per sempre salvato, qualsiasi cosa io faccio. Ma vi rendete conto dell'assurdità che dite? Ma che cosa insegnate al popolo di Dio? Ma voi non vi rendete conto della responsabilità che avete davanti a Dio quando insegnate queste cose? Perché state portando le pecore del Signore al macello per i vostri interessi. Al di là di quali siano gli interessi, non è quello, non è importante questo. Ma voi vi siete presi una grossa responsabilità davanti a Dio. State decidendo voi chi è condannato e chi sarà salvato. State decidendo voi tutto ciò che invece è prerogativa di Dio. Fratelli miei, sorelle mie, io un consiglio ve lo do, ed è il migliore consiglio che chiunque potrà darvi. Non date retta a nessuno, non date retta neanche a me, Raffaele. Non mi date retta, perché io, come tutti gli altri, coloro che credono alla predestinazione, coloro che credono nell'ipergrazia, coloro che credono a tante altre cose, possiamo prendervi in giro. Possiamo dirvi tutto quello che vogliamo. Se voi non andate a confrontare quello che diciamo con la parola di Dio, ma non con un testo della parola di Dio, con tutto il contesto biblico, ricordate, la somma della parola è verità, non solo un versetto tirato a caso, non solo i versetti che ci fanno comodo. Allora, questi della predestinazione, questi dell'ipergrazia, tirano fuori dei versetti e ne fanno una Bibbia tutta per conto loro, e ne riescono a sedurre molti. Quando la parola di Dio ci dice, come abbiamo letto prima, molti sono i chiamati e pochi sono gli eletti. E anche perché tra i molti chiamati ci sono quelli che vengono sviati e non faranno mai parte degli eletti. Sono quelli che vengono sviati dalle dolci parole che escono dalla bocca di questi predicatori del nulla, di questi predicatori di falsità, di eresie, di pure eresie. Fratelli, sorelle, nel nome di Gesù, io vi do questo consiglio. Leggete la parola di Dio, leggetela e fatevi ispirare dallo Spirito Santo quello che realmente il Signore vuole dire a ciascuno di noi. E ricordate, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna. Non date retta a coloro che dicono che c'è chi è già predestinato e chi non lo è. Non esiste nella parola di Dio, nel concetto biblico, nel contesto biblico, non esiste questa falsa dottrina. Non esiste. Gesù è morto per tutti gli uomini. È morto per i peccati di tutti gli uomini del mondo. Tu devi solo accettarlo e servirlo e dire sì, Signore, ti voglio come mio Salvatore, e seguire la strada che Lui ti ha posto davanti. Non seguire la strada che noi uomini ti mettiamo davanti, perché noi ti portiamo verso il burrone, verso il precipizio, verso un abisso senza fine. Non seguire noi uomini. Segui la parola di Dio e lasciati ispirare dallo Spirito Santo su quello che vuol dire. Sta lontana da tutti coloro che predicano qualcosa di diverso. Avrei potuto prendervi una sfilza di versetti biblici, perché non sono solo questi sapientoni a prendere tutti i versi che vogliono loro per far credere ciò che loro vogliono far credere. C'è chi studia la parola di Dio da anni e potrebbe prendere un'altra sfilza di versetti biblici per contrapporli ai loro. Ma questo significa soltanto usare la parola di Dio per fare dei duelli. Non è questo
quello a cui siamo chiamati. Siamo chiamati a tagliare rettamente la via della verità. E io voglio sperare che chi ascolta questo messaggio abbia compreso che solo nella parola di Dio, solo lì, troverai la verità che il Signore vuole dare a te, a me, alla sua Chiesa. Sta lontano dagli eretici e dai falsi profeti. Li riconoscerai. Basta confrontare con la parola di Dio ciò che dicono e ciò che fanno. Voglio sperare di esservi stato utile e che Dio vi benedica.